Ecco qua, no. Va. Allora, dov'è? Eccoci qua. Ciao amici. Allora, vediamo, ciao amici, se ci siete, ci siete? Come sempre, mandate un like se ci siete. Vediamo, eh. Allora, io posso scrivere, ciao amici, sì, siete? E il punto di domanda è qua. Ah, ci sono qualcuno, ci sono, ci sono. Allora, ciao, ciao Giuseppe, ciao Robby. Buonasera, Reggio Emilia. Ah, ci siete. Allora, benissimo, mandatemi un like per favore, come sempre, per essere certa che si vede e si sente, che sennò facciamo dei pasticci. Buon proseguimento, Andrea, anche a te. Ciao, si vede e si sente. Benissimo. Allora, per adesso solo una, però i like ci sono, fatemi vedere. Ciao Stefania, ciao Lidia. Boh. Sì, ci sono 51 like. Vuol dire, ciao, fammi un saluto da Fano. Certo, no, te lo faccio da Bologna per Fano. Ah, dovevo venire giù. Ciao Daniela da Bologna, tutti quanti. Avevamo detto di venire giù a Ponte Sasso, ma poi non ci siamo venuti perché potevamo solo il 6 e il 7. Ed è piovuto tutti e 2 giorni. Non so cosa ha fatto da voi, ma è venuta tanta acqua, non smetteva mai. Era anche un po' freddo. Così abbiamo scelto con mio marito di non venire. Allora, benissimo, si vede, si sente. Bene. Allora, Franca, Rovigo, mamma mia, cominciate a correre veloci. Oh, attenzione, perché qui anno nuovo, vita vecchia. Siamo sempre a quel punto, tocca correre dietro alle righe qua, perché se no non si vede niente. Allora, avete cominciato bene l'anno? Perché io lunedì scorso abbiamo saltato, ma perché era il primo dell'anno. Allora non abbiamo fatto la casa spisni e ci siamo visti oggi. Era da fa per fare un'analisi, capire allora come siete stati, avete cominciato bene l'anno, per come mi riguarda, anno nuovo, vita vecchia. Siamo qui, un abbraccio, ti vedo, ti sento, ciao ragazzi, sono molto contenta. Ma quanti siete? Benissimo. Io inizio con le notti. Forse un'infermiera, forse un medico, forse un autista di autobus. Emanuele, che cosa fai? Dimmi, dici, 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 raccontaci un po', perché noi adesso stiamo qui, chiacchieriamo, ma è vero, c'è tanta gente che sta lavorando, eh? Sta lavorando, quindi non ci vede, non ci sente, però noi lo diamo per scontato, ma è così, eh? C'è tanta gente in questo momento che lavora. Vediamo chi guida gli aerei, perché noi siamo anche arrivati di notte, chi dà supporto a quelli che guidano gli aerei, i treni, e c'è un sacco di gente che lavora, è vero, lo diamo per scontato, pensa come siamo fortunati. Siamo qui e facciamo delle chiacchiere. Abbiamo già anche lavorato, volendo dire chi ha lavorato e chi non ha lavorato ha fatto lo stesso qualcosa, perché non esiste che uno possa stare un giorno a fare così, tirarsi le dita, perché, anche perché sai che noia, non passa più la giornata. Allora, forse non abbiamo mangiato, finite le feste, dovrebbe essere così. E vediamo chi si è ingrassato durante queste feste. C'è qualcuno che si è ingrassato, è presente qua? Allora, ciao Sara, ciao Sandra, ciao da Padova, mi dite voi altri? Vediamo, vediamo, c'è qualcuno che ha il coraggio spudorato? Dite, c'è qualcuno che si è ingrassato in queste feste con le lasagne, le tagliatelle, la pasta al forno e i panettoni, i pandori e tutti i dolci e qui e lì e là, chi più ne ha più ne metta. E adesso come facciamo? C'è qualcuno che ha preso dei chili? Io non ho preso un netto, sono uguali esattamente come prima. Lo dico anche se non ho pesato, perché dice l'Evelina, attenzione, attenzione, lontano dalle bilance. Buona serata. Sandra ride, tu ridi, c'è poco da ridere. Io ho preso purtroppo 2 chili. Ciao Claudia, sono molto contenta. Intanto perché lo dici? Perché secondo me ce ne sono tanti che hanno preso 1 chilo, 2 chili, 3 chili. Cari, adesso cosa fanno? Si mettono a fare il detox. Noi, come si dice? Detox va sempre bene,
è chiaro, dopo che si è un po' smangiucchiato tanto, è ora di cominciare a fare dei minestroni. Ma un minestrone, con minestrone bisogna farlo bene, perché se fatto bene è un gran signor piatto, lasciamo stare, al di là di tutti gli scherzi. Poi certo, facendo un minestrone cercheremo di mettere dentro, secondo quello che mi ha insegnato l'Evelina, per esempio, faccio un minestrone che è una bomba, ne mangereste un tegame perché è buono, proprio buono. Però cerco di mettere dentro, secondo gli insegnamenti dell'Evelina, quelle verdure, quelle cose che aiutano più in fretta a smaltire un pochino di, uno serve per la diuretica, l'altro serve per sgonfiare la pancia. Insomma, vediamo, penso proprio giovedì quando avremo la ricetta in diretta su YouTube, stavolta non mi sbaglierò, sarà su YouTube veramente. Allora faremo un bel minestrone, che io ho già fatto anche oggi, peraltro, per dire la verità, perché ho già cominciato, ma non perché io tenga la dieta in maniera particolare, perché va sicuro non sono cresciuta un netto, e poi se anche fosse cresciuta un netto, dico la sincera verità, non me ne fregherebbe niente, va bene? È che dopo tutte queste cose molto condite, molto saporite, molto buone, senz'altro, ho bisogno di un qualcosa di più casalingo, di più, come posso, che mi sa di casa, che mangio più volentieri, ecco, quindi cerco di avere, mi fa voglia avere delle cose semplici, e il minestrone è una cosa che mi piace molto. Noi spesso la sera facciamo la minestrina con mio marito, a volte con la verdura, a volte col brodo di carne, quello che c'è, però insomma, alla sera siamo all'antica, siamo abituati così. Di giorno mangiamo se c'è la pasta, se decidiamo la pasta, ma la sera un po' di minestrina. Mi ricordo quando ero a Roma che, quando arrivavo per Segani, che lui arrivava il giorno dopo di me, avevo una sorta di appartamento là, veniva e gli facevo sempre trovare la minestra calda, perché anche lui gli piaceva questa cosa. E siamo diventati ancora più amici, forse per la nostra minestra. E ogni tanto la faccio e gli mando con WhatsApp il messaggio e gli dico: per stasera minestra, le vuoi anche tu? E va bene, a volte me la manda lui, e capisco che è una cosa, che non è una cosa solo mia. Spero che anche i giovani abbiano questo ricordo, questo bel pensiero, ma noi che ci siamo abituati, una volta si faceva spesso. Ecco, allora, una bella minestra di verdura. E vediamo giovedì che verdure, secondo gli insegnamenti dell'Evelina, perché dato che ce la facciamo buona, che ce la facciamo e ce la mangiamo per la bontà, almeno che sia buona anche per tutto, chi è calato, chi deve calare, chi non deve calare, intanto ti mette sempre a bolla, come si dice, giusto? Quindi vedremo, vedremo. Poi mi direte in quanti. Allora, chi aspetta il mio minestrone? Aspettiamo, vedrai che giovedì sarà, cioè, è una cosa che si fa talmente presto, talmente bene, però dato che lo fai, ci sono delle cose che io non sapevo. Ci sono delle verdure che non devi mettere, ci sono delle verdure che ci devono essere, quindi basta sapere quelle due o tre regolette e ti fai della roba buonissima che ti fa anche tanto, tanto, tanto bene. Io faccio la dieta dell'Evelina da quel giorno in cui, alla prova del cuoco, abbiamo fatto una scommessa, perché Antonella disse che la dieta era un sacrificio e io ne sono assolutamente convinta. L'Evelina invece sosteneva che la dieta, come la fa lei, non è un sacrificio, si può fare chiunque. A chi ho detto: sì, sarebbe troppo comodo, allora sono capace anch'io di farla così. E mi ha dato la dieta. Io sto benissimo, non sono più cresciuta, ma basta guardare queste piccole cosine. Allora io ve le insegnerò, poi voi farete come vi pare, come sempre vi dico, eh. Quindi del minestrone parleremo giovedì, giovedì ore 21 su YouTube, e stavolta non mi sbaglierò, sarò su YouTube. Quindi ci vediamo lì. Oggi ho fatto i fagioli e per domani mal tagliati. Una leccornia anche questa, eh. Buon anno da Monza, mi dice la Laura. Bene, allora abbiamo detto già che è stato delle giornate piene, piene di pioggia, quindi io vi saluto tutti voi delle Marche, vi saluto amici che mi aspettavate a Ponte Sasso che erano diversi. Non sono venuta, ma perché il tempo non me l'ha permesso. Prima ho avuto da fare, poi vi racconterò perché sono successe tante cose in questi giorni, guarda. Però va bene, sono molto contenta, anche se l'hanno cominciato a pedalare. Poi vi dico la verità, guardavo il telegiornale stasera, mi è venuto voglia di spegnere, di non sentire più niente. Tutta sta gente che muore, che si ammazza, che fanno dei lavori. Vabbè, speriamo, guardiamo le cose buone. Parliamo del nostro minestrone. Ah, grazie per tutti i commenti, per tutti i cuori, i like, tutto quello che mi avete messo.
Per la Befana, anche questo ho fatto la Befana, tanto girato, tanto fatto, eh? È venuta da voi la Befana, da me è venuta alla tombola della Befana, ho vinto, cosa ho vinto pure io? Ho vinto i cioccolatini, le caramelle, no, le caramelle me le ha regalate Nonisa, e ho vinto, dei burrasi bellissimi da Natale che giovedì sfodererò per farvi vedere come minestrone i burrasi che ho vinto. Burrasi si dice a Bologna, io credo che li chiamino torcioni, qualcuno, altri non lo so, ognuno la sua. Maria da... Chi è che se la sghignazza così? Maria che ride come una matta. Ah, va bene, ma ora che ci dai? Ah no, adesso niente, adesso io ho già cenato, non so voi cosa avete fatto, cosa abbiate fatto, io ho cenato. Bene, allora, per stasera non parliamo di altro, cioè non facciamo ricette, Casa Spisi è sempre dedicato alle chiacchiere. Allora, sappiamo che c'è qualcuno che a Milano ha vinto il premio della lotteria. Chi? Maria ha preso 1 chilo. Bene, ti farò vedere col minestrone. 1000 baci. Va bene, gli altri, d'accordo. Vediamo se c'è qualcuno. Saluti, oh Santa Lia, questa qui, Marco, c'ho dei nomi. Ah, Alessandro, ciao, ha fatto la crema di zucchine. Bravo, anche le zucchine sono una delle verdure delle veline, le zucchine, la zucca. Poi vi farò tutto l'elenco, vi darò tutto l'elenco delle verdure, sì, e delle verdure, quelle che non sono le verdure, sì, sono tutte quelle che non ci devono essere. Ecco, all'interno di quella lista le puoi mettere come quante ne vuoi, l'importante è che siano dentro quella lista. Questo è fondamentale. Va bene, allora vi dicevo, vi ringrazio tanto per tutto l'affetto e per tutto sempre. Va bene, ecco. E volevo anche dire che il Po è sotto controllo, dici, voi non me ne frega, non c'è mai interesse, quando vedo che piove, 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 dopo le ultime cose con l'acqua ho sempre... mi informo e da chi mi informo? Mi informo dagli amici di Piacenza, da quelli che sono dove passa il Po. Allora, la Nicoletta Persegani mi ha detto che il Po è sotto controllo. Un mio amico di Piacenza, Alessandro, come dicevo prima, anche lui mi conforta e mi dice che è tutto a posto. L'importante è che non succedano dei disastri, delle cose. Poi l'acqua, come dire, è stato tanto senza piovere, ne è venuta. È che se ne facesse un pochino ogni tanto, non sarebbe mica niente, fa come gli pare, viene come gli pare. Allora, chi è che viene a conoscermi? Patrizia, ma vieni a Bologna, certo, ma io sono molto contenta di conoscerti. Io dico sempre questo, fate una telefonata prima, perché io ci sono... Sempre, però a volte mi capita, vedi, sono stata a Milano, che sono andata ad Antonella, abbiamo avuto delle cose da fare in una periferia in questi giorni, un giorno non c'ero. Fate sempre una telefonata dentro, che c'è il Bert, c'è la Ste, e vi, insomma, così io, cioè, se so che venite, mi faccio trovare. E anche voi venite quando sapete che ci sono, perché se no fate un viaggio per niente. Allora, anche la pioggia fa come gli pare. Ah, certo, è quello che dico io. Qui tutti fanno come gli pare, uno zibaldone che uno non può capire. Vediamo se quest'anno andrà come gli altri anni, ma finirà che è così sempre. Va bene, allora, vediamo come facciamo. Allora, Alessandra, passano in fretta. In Sardegna fa tanto freddo. Beh, non l'avrei mai detto. Beh, mi dispiace. Alessandro, va bene, siete gentili, mi fate tanti complimenti e questo mi fa piacere, però sì, adesso volevo capire cosa... Intanto qui solamente i due per adesso hanno detto che si sono ingrassati e non ci credo che sono solo quei due lì, eh. Buon anno da Capodistria. Ah, bello Capodistria, sei Capodistria, che bei ricordi, quando c'era la TV, fu la prima televisione, oltre alla Rai si vedeva anche Capodistria, si doveva andare là a muovere la manovella, prendere piano piano, è vero, non me lo ricordavo più Capodistria, bello, bene, ciao ragazzo o ragazza di Capodistria, eh. Allora, San Giovanni Persiceto è qui dietro e va bene, quindi più o meno saranno messi come noi, che è un freddo polare, fa un gran freddo, però è normale, siamo a gennaio. Adesso diceva mia figlia, oggi si lamentava, c'è ancora tutto gennaio e febbraio. No, perché i giorni della merla sono fine gennaio e i primi di febbraio, quindi quelli sono i giorni più freddi dell'anno, vuol dire che ormai abbiamo fatto il giro di boa, mi sa, perché siamo già alla prima decina di gennaio. Per lunga che sia,
andrà verso la bella stagione che c'è stata anche prima, però non è uguale. Diciamo ben che quando arriva la primavera vera è un'altra storia. Allora, buona serata, Giovanna, provincia di Agrigento. E lì so che ce l'avete sempre il sole, come si fa? Siete una bella fortuna. Allora, tanto maestrale in Sardegna, che vuol dire che tiro un vento da birichini. Avevo una ragazza, una delle mie allieve, sarda, che diceva: c'è bete vento, mi fa bete ridere, perché questo bete dovrebbe essere quello che amplifica ogni cosa, giusto? E c'è il mare grosso, bete mare grosso, e vabbè, e allora c'è bete maestrale, va bene? È così la storia, dite, dite. Va bene, un salutone da Cesena. Pure io sono ingrassata. Carlo lo dice: mettersi a dieta, anche perché sembra niente. Guarda, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio già si va col vestitino leggero, le cose. E chi ci guarda, bisogna che ci cominci a guardare adesso. Poi c'è chi se ne stropiccia e allora non ci guarda né adesso né dopo. Però anche a mangiare bene bisogna guardare, perché è la salute mentale, per la salute di allegria, perché se mangi bene starai bene. Bene, allora, direi che siamo, se non avete niente altre cose da dire, ciao carissima, saluto da Manfredonia, da Agrigento. Oggi è ad Agrigento, pioggia, temperatura a ribasso. E vabbè, l'hanno detto un pochino dappertutto, bisogna prendere quello che viene. Allora ragazzi, vi saluto, ragazzi e ragazze, ci vediamo giovedì ore 21 su YouTube. Starò attenta, non sbaglierò il social. 29, 30, 31 gennaio, i giorni della merla, appunto. Allora siamo 10, manca 20 giorni, abbiamo fatto il giro di boa, siamo già a buon punto. Ci vediamo, un abbraccione a tutti e ci vediamo con il minestrone buono e detox. Detox è buono, poi vediamo se sarà più buono. No, detox è sicuro, buono anche, lo faccio sempre, sono sicura. Va bene, ci vediamo giovedì ore 21 su YouTube col minestrone. Ciao a tutti, ciao amici. Buona serata e buonanotte. Allora, andiamo, facciamo questa cosa. And